è quella, diciamo, dell'età. Tu hai detto che probabilmente alzi un po' la soglia di età della nostra squadra. Bene, a conti fatti, l'età media della nostra squadra si aggira intorno ai 36 anni. Facendo i conti, l'età media della lista civico 28 si arriva quasi a 40, quindi probabilmente la lista dei giovani siamo noi. Abbiamo terminato con le presentazioni. Io, prima di passare eventualmente la parola al pubblico, qualora ci fosse qualcuno disponibile ad intervenire, volevo veramente ringraziare di cuore tutti i candidati della mia lista, di cuore, perché non solo ho ritrovato in loro delle persone splendidi, ma soprattutto per gli attestati di stima che hanno manifestato nei miei confronti, nonostante magari la conoscenza non fosse alquanto approfondita. Io vi ringrazio per la fiducia, vi ringrazio veramente di cuore. So di avere una grossa responsabilità nei confronti di tutti quanti voi. Sono sicuro di poter, come dire, ricambiare questa fiducia a tutti quanti voi. Cercherò di mettere tutta la mia disponibilità, la mia esperienza amministrativa, cercherò di esservi a fianco anche in questa campagna elettorale, e la disponibilità sarà indistintamente uguale per tutti. E ovviamente non posso che ricambiare già da oggi, già sin da ora, quello che io sono sicuro sarà il vostro consenso verso la nostra squadra. Siamo una squadra affidabile, siamo una squadra che, così come si è presentata questa sera, saprà dimostrare di poter fare quello che ha detto. Perché noi, abbiamo detto nelle varie riunioni, cercheremo di fare cose concrete. Già nei prossimi mesi cercheremo di concretizzare tutta una serie di iniziative, di progetti che sono già in itinere, e sicuramente siamo sicuri che non deluderemo tutte le vostre aspettative. Ovviamente il nostro programma elettorale l'abbiamo già allegato, diciamo, alla presentazione della lista, ma ovviamente è un programma ancora aperto. Siamo disponibili ad accogliere tutte le vostre istanze sin da questo momento, oppure se in questo momento non ci fossero, diciamo, delle istanze da presentare, siamo disponibili ad accogliere qualsiasi istanza che possa venire da voi anche nei prossimi giorni. Per cui, prima di chiudere, diciamo, questa, io dico, splendida serata, lo dicevo prima, nonostante sono tanti gli anni che io ho fatto attività politica, l'emozione nel stare a contatto con la gente non cambia mai, anzi aumenta, e avverto sempre di più questo tipo di responsabilità. Per cui, quando uno, io credo, si emoziona nei confronti, significa che c'ha passione, e quindi è una passione che ci accomuna a tutti i partiti. Per cui non so se tra il pubblico c'è qualcuno che vuole fare un intervento, un saluto, non so, vedo il sindaco di San Fede, vuoi fare un saluto? Io, anche perché è tardi, dobbiamo tutti andare a mangiare, no? E io oggi ho accettato di cuore venire stasera qui alla vostra presentazione, uno perché sono vicino, sono uno di voi, e due perché volevo conoscere questa bella squadra, molto giovane, molto entusiasta. I problemi sono tanti, ma se c'è l'entusiasmo, se c'è la passione, se c'è l'orario, si possono risolvere tantissimi problemi. Molti abbiate già con l'amministrazione di San Pedro e di Bella, spero di poterli continuare a portare assieme. Non è il caso di dire stasera, però ci sono alcune problematiche, alcune cose da fare assieme. E un in bocca al lupo serio, perché le comunità, i territori, non solo Bella, hanno bisogno di passione, professionalità, e hanno bisogno di, perché poi la comunità appartiene a tutti, hanno bisogno veramente
di mettere in pratica quello che Leonardo da tanti anni, Vittorio Hugo, ma tutti quanti, portano avanti da tanto tempo. Un augurio che la lista vince, perché del centro-sinistra, io sono del PD e quindi ho interesse politico, però al di là di questo, perché ci sia un solo, come diceva l'avvocato, che deve portare a tutta la comunità di Bella, capire dove si vuole andare. Io credo che Leonardo, in continuità con l'ex sindaco Michele Centana, a cui lo saluto personalmente, faccio veramente un saluto di cuore, possano portare a compimento tante cose iniziate, tante cose che insieme con questo programma aperto, come diceva Leonardo, possa essere riempito, perché la comunità di Bella ha bisogno di essere, non è a busso, voglio dire, agli altri territori, e questo è un problema veramente importante. Un buon saluto a tutti, auguri al centro-sinistra, auguri a tutti, e veramente di cuore vi faccio un buon saluto. Grazie, grazie a tutti. C'è qualche intervento in sala? Altrimenti ci salutiamo e ci vediamo alla prossima. Grazie di cuore a tutti di aver partecipato.